ragazzi, dobbiamo organizzare qualcosa per Pasqua. Arriviamo sempre all'ultimo giorno e non sappiamo mai cosa fare. Quindi, ragazzi, del sud, come si organizza? Non so dove si potrebbe andare a Pasqua. Un bel viaggetto. Oh, ragazzi, ma vogliamo organizzare sta Pasqua? E non è possibile che tutti gli anni sembra la stessa storia. Fate tutti i tipi del sud, non avete organizzato niente. Io almeno una cosetta l'ho fatta. Oh, ragazzi, guarda che a Pasqua manca 3 giorni. Ricky, stiamo organizzando Pasqua 2018! Quella di quest'anno l'abbiamo fatta già a dicembre! 3 giorni prima di Pasqua mamma ci ha messo la tavola, che faccio? Non ho organizzato niente! Come fate a sapere già dove andare? Tutte le Pasque portano giù! Però c'è anche il proverbio, Natale con i tuoi, Pasqua con i tuoi! Giù! Che bello il giovedì santo, non c'è niente da fare, oggi mi metto qui, non mi alzo più! Un po' di riposo. Oggi mi metto qua e non mi alzo più. Ma che non ti alzi più, non ti alzi più? Asca, guarda che oggi non è proprio giornata. Devo fare ancora 20 pastiglie. E i cugini, i parenti, i pronipoti, ah, nonno. Ho venuto pure i cugini all'America. Ho già mettere l'ananas. Fa una bella cosa, mamma. Trovo denaro. Torna quando ho finito di cucinare. E quando, mamma? Domani mattina. Pasqua è stata corta. Non tocca i pastiglie almeno fine sabato santo. Per devozione. E per mattarella. Stasera Cinefono danno l'integrale del Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Sono 6 ore, però bellissimo, eh. Che facciamo, andiamo? Tanto se no che facciamo il venerdì di Pasqua? Perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? Aglio, ma perché mi avete abbandonato? Oh, e dai, andiamo verso i buffet, rinfreschiamo e ricominciamo, tanto che cambia. Ho capito, ma almeno slegatemi. Ma chi è che mi ha fatto doppio nome? È stato tu, eh? Scariota. Pronto Pasqui, scusi, ti chiamo a quest'ora, volevo farti gli auguri di buona Pasqua. Sono 2:30, abbiamo appena finito di mangiare. Un vero e proprio pranzo del sud, come mi hai insegnato te. E abbiamo anche mangiato la pastiera che mi hai dato. Certo, lo so, non sarà proprio del sud. Immagino che sono 3:20, voi sarete ancora al secondo, eh. Ricky, ma qual secondo? Io sono al limoncello. Come limoncello? Cioè, hai finito prima di me. Ma che finita è finita, Ricky, ancora devo cominciare. So, saluto ai parenti, qua siamo a Castino. Abbiamo finito i parenti stretti. Poi dopo ci facciamo quella alla lontana, in giro al parco con gli amici. Ma se facciamo in fretta, il pranzo lo finiamo verso le 8:30 minimo. Ma si deve mangiare piano, che sta fretta per la miseria. Diglielo a questo giutaglione che si deve mangiare piano piano. Ricky, ma dai, ma poi lo sai che l'assaggio di pastiere si fa prima del pranzo. Perciò si chiama antipastiera. Scusa, antipastiera, primo, secondo, contorno, frutta, pastiera, sana. Visto, finalmente siamo riusciti a organizzare una bella pasquetta all'aperto. Questo è uno dei prati più belli di Milano. Peccato per sta nebbia, però, che non si vede niente. Oh, ragazzi, ma qualcuno ha portato la carne? Sono vegano. Chi ha parlato? Ah, finalmente siamo riusciti a organizzare sta bella pasquetta all'aria aperta tutti insieme. Peccato solo sta nebbia, che non si vede niente proprio. Oh, e vuole soffiare un po', ragazzi, che non riesco a capire se perdonali, non sanno quello che mangiano. Ma come non sanno quello che mangiano? È pane e mortazza. L'hanno mozzicato, l'ho fatto a lungo, ha fatto pure la pasta che stanno. Che croce.